Ciao a tutti amici e amiche di Indie Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Rimworld. Oggi manca veramente poco alla costruzione dei reattori, dei motori della nave per poi iniziare la fase di riscaldamento del reattore. Non vedo l'ora. Allora, prima di iniziare volevo, anzi adesso che abbiamo iniziato, volevo fare una cosa. Intanto velocizziamo. Poi qui avevo già mandato a qualcuno. Vediamo chi è bravo nel parlare, non mi ricordo mai. Sì, lei è brava. Volevo mandare qualcuno a fare una carovana per cercare dei materiali avanzati. Questa era la mia idea iniziale. E poi volevo controllare se sulle difese le torrette uranio hanno bisogno di componenti avanzati. No, hanno bisogno soltanto di acciaio e plastacciaio. Potrebbe essere una buona idea quella di comprarne il più possibile. Ne avevamo comprati 8, ok, perfetto, ma acciaio non ne vendono, vero? Nope. E allora penso che sia il caso di spostare le trivelle. Questo è acciaio. Yes. Spostiamo le trivelle e cerchiamo di recuperare più acciaio possibile. Vediamo se ci sono altre zone fattibili senza troppi problemi. Qui va bene. Quanto plastile abbiamo al momento? 328. Ok, allora avevamo iniziato questa cosa di piazzare le trappole di pietra. L'idea mi piace molto. Un'altra cosa che volevo fare, che secondo me è abbastanza semplice, è fare un altro gruppo di mura. Questa che pietra è? Granito. Questo? Pioppo. Marmo. Allora, iniziamo a prendere i banchi da scalpellino e a dare gli ordini. Ardesia, ma anche granito e marmo. Cioè, dobbiamo iniziare a recuperare la pietra. La mia idea sarebbe la seguente. Tenere una cinta di mura che sia esattamente sotto il tiro delle torrette normali. Quindi praticamente io dovrei fare una cinta muraria qui. No, è già sbagliato. La dobbiamo fare poco più, so più sotto. Così quelli che rompono, quelli che vengono ad attaccarci quando attiviamo il motore dell'astronave, dovranno prima rompere la cinta esterna e poi entrando si troveranno contro le torrette. Perché, ve lo spiego, ho fatto un episodio, questo è praticamente la seconda volta che registro l'episodio. Oh no. Questo non ci voglio credere. Avete visto cosa è successo? E poi vi spiego la cosa del secondo episodio. No, non ci posso credere. La torretta uranio ha penso sia stata la torretta uranio, ha sparato, ha fatto esplodere probabilmente le munizioni di questo raid e ha fatto fuori due raider, tre immediatamente, e gli altri adesso cioè sono discretamente sotto il fuoco nemico, cosa come dire. Guardate questa torretta uranio quando spara, guardate. No, ha sbagliato un colpo. Aiuto! Allora, è la seconda volta che faccio questo episodio. Nella prima volta, oh, non so se non... Nella prima volta il problema qual è stato? Che quando stavo per attivare il generatore, anzi, ho attivato il generatore dell'astronave, però parte un countdown di 15 giorni. E appena parte il countdown di 15 giorni, praticamente i nemici iniziano ad arrivare con dei raid molto frequenti. Io ho provato soltanto 2 giorni, mi sono arrivati due raid. E uno di questi raid aveva soltanto dei fucili da cecchino, quindi tipo 10 cecchini, e mi tiravano le torrette da lontano e non potevo farci niente. Quindi l'idea potrebbe essere la seguente: potrei usare o la pietra oppure il legno, se ce l'ho, o anche molto legno. Forse potrebbe essere un'idea, facciamo così. Anziché fare le mura di pietra, le facciamo di legno.
L'importante è che coprano. Sì, anche perché guardate, ho veramente abbastanza legno per tutto. L'importante è che coprano il territorio in modo che chi vuole attaccarmi le torrette deve prima di tutto rompere questa, come possiamo chiamarla, palizzata. E se rompono la palizzata, poi sono già sotto l'attacco delle torrette. Questa è l'idea. È un'idea intelligente. Ai posteri l'ardua sentenza, diceva la poesia. Però noi ci proviamo. Ok? E poi vabbè, le porte di legno. Perché ovviamente noi dobbiamo passare in qualche modo. Gli animali devono passare, eccetera. Quindi inizia l'operazione staccionata, che da un punto di vista difensivo, siamo tutti d'accordo, non ha alcun senso, ma da un punto di vista logistico ne ha tanto. Questo lo lasciamo schiattare qui. Praticamente questo raid che avete visto è una cosa abbastanza tosta, ma che praticamente avviene una volta al giorno quando lanciamo l'astronave, quando iniziamo a scaldare l'astronave. E quindi questo è il motivo per cui dobbiamo essere pronti a tutto. E questo è il motivo per cui quello che vi dicevo è la se questo è, la se è il secondo tentativo, chiamiamolo così, anche se il primo l'ho fatto veramente rapido. Infatti adesso quando ho ricaricato volevo vedere se avevo già comprato i componenti oppure no, perché non mi ricordavo più. Ok, dai, ragazzi, iniziamo la staccionata e poi ovviamente voglio costruire le torrette uranio anche ne nelle altre zone, perché sono veramente forti. Sono veramente forti queste torrette. E queste qua. E possiamo costruire una coppia. Quest'angolo. Un'altra qui. Un'altra qui. Dai, ne facciamo così, ne facciamo tre. E poi dovrebbe bastare, penso. Ok. No, vabbè, comunque avete visto esattamente quello che. Avete visto esattamente gli effetti delle nostre difese. Adesso un raid viene spazzato via nel giro di. Boh. I raid hanno il tempo di sparare due o tre volte e poi tutta la loro squadra è distrutta. Almeno a nord. Perché a nord comunque non dimentichiamoci che abbiamo tre torrette pesanti. Quel cannone automatico e una torretta uranio. Se mi attaccano a sud, al momento non è così bello perché c'è solo una torretta con cannone e poi torrette normali, non c'è niente uranio. Dobbiamo fare un po' di attenzione. Comunque, vabbè. Quanto legno abbiamo? Ancora 460. Secondo me riusciamo a chiudere la staccionata senza problemi perché abbiamo anche molti alberi. E poi potremmo pensare di piazzare anche le trappole a pietra in mezzo a questa nuova New Man's Land. Adesso le New Man's Land diventano. No Man's Land, scusate, diventano due. Anzi, la vecchia No Man's Land è diventata parte integrante della colonia. L'astronave, i magazzini del legno e del camp fuel a ovest, a est, le batterie e il laboratorio idroponico a ovest. Quindi, sì. Non è. Come dire. Non è più come una volta, siamo stretti. Sto registrando bene. Quindi niente, non. Ho pensato anche magari l'episodio di test lo pubblico comunque, poi ricarico, però ho visto che non avevo. Cioè non era passato molto tempo, quindi ho detto lasciamo stare. Questo è il motivo per cui partiamo con questa news. Allora, i cadaveri li andiamo a seppellire. Qui. Che cosa manca? Mancano 6 componenti avanzati, ma credevo di averli. Allora non li avevo comprati tutti. Ne ho 5. No, ne ho 6. Ne ho 6. Perfetti. Perfetti, perfetti, perfetti. Va bene, lasciamo che i nostri ragazzotti dormano. Intanto vediamo se Gus allarma. Bill non allarma. Perché qualcuno era stato un po' azzoppato in battaglia. Bill è un uomo da mischia. Eccola qua la sua spada eccellente di argento. Poi c'è Anthony che ha la mischia la sua spada di uranio, Kramer con la spada. Magari Kramer, sapete cosa c'è? Ha un 4. Potrebbe anche sparare. Visto che qui ci sono.
Mitragliatrice pesante, ad esempio, dai, gliela andiamo a equipaggiare. Mal mischia e con una pistoletta non serve assolutamente a niente, ma mal non l'abbiamo mai usato in battaglia. Grunter ha tutto, Judas ha tutto, Coppice a sua volta. Sedia no, Nelly molto bravo in mischia. Sto guardando se avevo delle braccia Arcotech perché mi ricordavo qualcosa, ma forse no. Forse mi sbaglio. Scappa il lupacchiotto. Ma non si può scappare a Goose. Ok, abbiamo tutto. Ok, è bello vedere quando si svegliano e vanno a craftare queste trappole di pietra che sono pesantissime. Pesantissime, ragazzi. E comunque abbiamo bisogno di una quantità di acciaio indescrivibile per tutte queste torrette. Quindi penso che aspetteremo un po' di tempo prima di lanciare l'astronave, anche se il motore è quasi pronto. Potrei prendere Kramer. Oh, santa pazienza, ovvio che non mi stanno chiudendo il motore perché hanno terminato prima questo. Vabbè. Non c'è problema. Andiamo a smantellare qui le mura e poi lo montiamo. Kramer può smantellare, giusto? Portiamo subito. Uno. No, non fare il tetto, Kramer, non fare lo sciocco. E adesso lavora sul motore dell'astronave. E poi ovviamente la richiudiamo queste. Ok, Mal ha fatto un tetto sopra l'astronave. D'accordo. D'accordo, va bene. Questo è il momento storico di questa partita, ragazzi. Davvero. Ok, attenzione, attenzione, ragazzi. A Kramer il compito di craftare l'ultimo dei tre motori e poi l'astronave è pronta. E poi praticamente veramente dobbiamo preparare le difese al meglio e poi attivare in modo che parta il countdown di 15 giorni. Manca un motore e bisogna scongelare il reattore e mettere la gente nelle bare, chiaramente di criptosonno, ma quello è un altro discorso. Tutti dormono, Kramer lavora. Palizzata sta andando avanti piano, ma sta andando abbastanza bene. Snort è tornato in piena salute. Yeah, ragazzi! Fantastico. Adesso qui chiudiamo. Abbiamo l'ultimo motore. Ragazzi, è una cosa bellissima. Abbiamo l'astronave. Abbiamo la nostra astronave. Faccio una foto. L'astronave è pronta. In teoria potremmo iniziare adesso le fasi di preparazione, ma non siamo pronti. Vediamo un po' cosa fanno i nostri. Allora, Gus sta lavorando all'acciaio. Bravo. Bill costruisce trappole. Anthony. Pausa. Kramer dorme perché ha lavorato tutta notte. Mal trasporta. Grunt cucina. Judas semina. Io credo che possiamo dire che le idroponiche le disattiviamo adesso. Non ci serviranno più. Abbiamo soltanto in patate 2000 unità. 2006. Più il riso 1006, più la carne. Abbiamo carne, ragazzi, per 2 o 3 anni. Scusate, cibo per 2 o 3 anni e non abbiamo bisogno di coltivarlo. È soltanto tempo che perdono i nostri rim nel continuare a raccogliere risorse. Celia. Ah, intanto qui stanno piantando i nuovi pioppi, anche questo. Cancelliamo la semina. Qui semplicemente recuperiamo il legno per fare la palizzata e basta. Cummings va sul muro. Pratt dorme perché è un ottambolo, lei taglia e poi. Ah, esatto, lei taglia i blocchi di pietra. Questo è importante perché la pietra ci serve per le trappole, visto che ormai con l'acciaio siamo un po' a corto.
Anche se onestamente, adesso siamo a 500 unità di acciaio. Vediamo, ok, abbiamo una torretta che va ricaricata a uranio, però intanto qui è pronta. E qui ne abbiamo un'altra. Separazione. Erika ha deciso di lasciare Judas. È finita tra Erika e Judas. E questo è brutto, perché poverini, cioè. Dove dorme Erika e dove dorme Judas? Erika adesso dorme da sola nel letto matrimoniale. Ok, va bene. Ciao Bennis, ti presento il tuo nuovo compagno di stanza che è Judas. Sei tristissimo. Poi prima di partire l'ha mollato. Vabbè. Allora, un po' di torrette ci sono. Serve molta energia, serve molto uranio. Allora, un'altra cosa che dobbiamo fare adesso, ordini, tagliare completamente le piante. È un ordine abbastanza tosto perché c'è molto lavoro da fare se vogliamo tagliare tutte le piante. Ma non dimentichiamoci una cosa, le piante servono anche per difendersi. Quindi se ci sono alberi nelle scatole, nei piedi, i nostri rim, anzi no, non i nostri rim, le nostre torrette faranno fatica a colpire i nemici. Capsula, che cosa è arrivato? Beh, non vedo nulla. Whatever. Kramer, rischio gravissimo, è sul punto di crollare perché ha notato i cadaveri, ha un dolore forte per gamba destra, ha delle cicatrici che danno molto dolore. Male. Basta componenti avanzati, ragazzo mio. Ne fai soltanto uno e poi abbiamo chiuso. Ok. Fantastico. Una volta che abbiamo fatto la vera No Man's Land, la vera No Man's Land, che è questa. Poi facciamo un attimo uno studio per vedere dove possiamo piazzare altre torri a uranio, in modo che si coprano sempre a vicenda. E un'altra cosa che bisogna fare, crea ordigno esplosivo, ripetere fino ad avere. No, ripetere fino ad avere dettagli. Oh, ecco. 100. Quindi vogliamo avere 100 munizioni per i nostri mortai. Qui penso di aver fatto troppe trappole. Però vabbè, alla fine, intanto che recuperiamo, cioè stiamo recuperando molta legna, no? Quanti componenti normali abbiamo? Se mi rompono le torrette le devo aggiustare, no? 45, no, vabbè, non è male. Quasi quasi faccio un ultimo salto con la carovana. Prendiamo Leia e Anthony. Facciamo un altro salto, vediamo se possiamo comprare qualcosa visto che abbiamo il tempo. Prendiamo le varie. Statue, le sculture. Un po' di pellicce d'erbe, non tante. Le pelli assolutamente possiamo venderle. La lana di Muffalo. E i pasti chiaramente, perché se no non ci si arriva. Accetta. Sì, andiamo a. Vai. E poi ho visto che avevo una torretta in magazzino. Eccola qua.
installiamo a difendere la torretta di uranio. Ok, adesso acciaio siamo a 700, quindi stiamo recuperando risorse. Molto bene, molto molto bene. Che bello, ragazzi. Che bellezza. Allora, direi che l'obiettivo No Man's Land espansa fase 1 è quasi terminato. La fase 1 è la staccionata. La fase 2 è la copertura totale dell'interno del No Man's Land, che comprende anche il taglio di tutti gli alberi. Sarà divertente. E poi devo controllare quanta pietra ho. Ad esempio, qui ho 260 blocchi di arenaria. E quando vedo che ho questo, vado difese, trappola di arenaria. E le metto praticamente di fronte alle nostre torrette. E diamo tempo al tempo perché, come potete capire, facciamo una cosa, diamo una zona deposito interna soltanto, legnaia la chiamiamo, soltanto per il legno. Legnaia, no man's land. Copi parametri. Facciamo le stesse cose qui. Ok, perfetto. Perfetto. Quindi adesso, quando rintagliano il legno, poi non devono farsi dei chilometri, lo possono semplicemente mettere nelle varie legnaie che lasciano il tempo che trovano. Ah, beh, è già iniziata la fase di pulizia, diremmo. Bene, molto bene. E adesso vedete che se questa torretta, ad esempio, facciamo finta che sfondino questa zona, la mia torretta automatica ha campo completamente libero per iniziare a mitragliare. Però io devo anche ricordarmi che devo coprire le mie in modo che siano protette. Questa è una cosa che non avevo ancora considerato, ma lo facciamo subito. E per questo serve un casino di acciaio. Ragazzi, non ho mai avuto una colonia così potenziata, così difesa. Necrofilia di Anthony, divertiti, amico mio. Have fun. Che gioco malato. Ok, intanto vediamo le trappole di pietra a sud arrivano. Ripeto, non mi metterei a fare tutta questa preparazione se non sapessi già che il lancio dell'astronave è sfidante. Cioè, non è come gli altri raid che una volta ogni 10 giorni ti arriva il piccolo raid, quindi poi curi i tuoi uomini. No, no, sono uno dopo l'altro. E possono essere anche molto tosti. E soprattutto, non è detto che mi sfondino dall'esterno. Magari ho i lanci pirata all'interno che mi saltano direttamente alla No Man's Land, quindi devo pensare anche a quello. Attenzione, attenzione. Però sull'esterno sono molto impreparato, quindi
Forse riesco a fare un'armatura pesante. Forse. 4 avanzati e ne ho 3. Ma che culo. Creiamo un altro componente avanzato, allora. Scusate, ma la carovana non l'ho mica mandata. Oppa. No, non era Bill, erano Anthony e Leia. Che gioia incredibile nel dimenticarsi le carovane. Cioè, veramente. Rido per non piangere, ma la testa me la sono ricordata, sì. Ok. Testa ce l'ho ancora, due Devil Strand, le sculture, e poi avevo detto facciamo 1500 argento, e avevo detto anche prendiamo questo rene, sta roba. Scegli percorso, accetta, conferma. Anche adesso i due ragazzi hanno il simbolino. Ora installiamo una trivella sul plastil. E qui togliamo la semina del Davistran perché non ci serve più. Poco, dove? Ah! Cosa cappero è successo? Attenzione perché qui la cosa più importante da fare adesso è smantellare il muro. Anche se questi mi entrano ed iniziano a spegnere l'incendio. Perfetto. E viene dato come interno, bruciano vivi. Quindi dobbiamo smontare purtroppo la parete e poi la rimontiamo, va bene. No, perché sennò le temperature salgono tipo a 150 gradi centigradi e schiattano. Quando ci sono gli incendi interni, buttare giù i muri per prima cosa. Ok, fantastico. Capsula. Can fuel, bene. È praticamente un cortocircuito che ha causato l'incendio, quindi ci saranno saltate sicuramente le batterie. Tutte, perché anche queste erano collegate. Mannaggia, mannaggia. Ma fortunatamente riusciamo di nuovo a tornare in accumulo. Però sono le 18, quindi adesso arriva la notte ed è un po' un casino. Attiviamo i generatori Can Fuel per la notte. Venice va ad attivarli, bene. Perfetto. Vediamo come va il lavoro. A nord la staccionata è fatta. A ovest è un casino. Sud-est è quasi completa. Bene. Quindi poi inizierà la fase del taglio. Aiuto. Fase del taglio è un lavoro immane, tantissima roba da tagliare. Intanto voglio vedere la pietra. Adesso il massimo ce l'ho in calcare, ok? Quindi difesa. Trappole spuntoni in calcare. E ne mettiamo qui. Nel caso in cui ci siano degli attacchi corpo a corpo sulle torrette, le trappole in calcare saltano e li devastano. Visitatori, ok. Non mi interessa. Ordigno estinguente, non so che cacchio sia. Dovrei procurarmi delle armi EMP contro i robot in modo che li disattivino. E servono abiti invernali, ai ai ai, non ne abbiamo. Cosa stiamo facendo qui? Oppla, dove sono? Creiamo 3 Eskimo. Tanto abbiamo moltissimo tessuto, quindi chi ha freddo poi se li può indossare.
Va bene, ragazzi, dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima. Forse la prossima accendiamo l'astronave, forse. In ogni caso, sì, penso proprio di sì, ci stiamo arrivando. A presto!